guardate, si era fatto sorprendere dietro, ma guardate come sta rientrando sulla testa Van Aert. C'è anche Maximilian Schachmann in quarta posizione, più indietro, occhio a Michael Matthews, è rientrato Mathieu Van Der Poel e guardate anche Caleb Ewan. 3, 4, 5, settima posizione per il tasmaniano della Lotto Soudal, il primo a fondo del campione del mondo, Julian Alaphilippe. Qua ha speso tanto, ma tanto tanto Van Der Poel per rispondere e per rientrare. Sì, ha speso molto, però è rientrato molto molto bene. Attenzione perché è proprio Caleb Ewan che va davanti e ancora Van Aert che insiste. A fondo numero 2, dopo quello di Alaphilippe, adesso c'è il tentativo di Van Aert. Ma come sta rispondendo Caleb Ewan? Come sta rispondendo Caleb Ewan? Incredibile, sanno che può essere lui, anzi che è lui, senza dubbio, per questa situazione il cliente più scomodo. Curva, tornantino a sinistra, siamo in cima all'appoggio e Caleb Ewan ha resistito in maniera eccelsa. C'è anche Jasper Stuyven, non è lontano neppure Greg Van Avermaet. Qua siamo con Peter Sagan, occhio perché tutti questi corridori hanno la possibilità comunque di rientrare. E ora tatticamente, Alessandro, la presenza di Caleb Ewan, che sulla carta è da considerare uno dei più veloci, tatticamente avere Caleb Ewan lì davanti, come può cambiare o comunque condizionare l'atteggiamento di questi ultimi 5 km? Ma è problema per tutti, perché qui potrebbero cominciare gli scatti, sanno di essere battuti e quindi possono provare qualcosa prima dell'arrivo. Attenzione quindi agli scatti, sono 11 gli uomini attualmente al comando. Ex Sunweb, adesso targata DSM, formazione con la maglia nera, striscia verticale azzurra sulla schiena, dovrebbe essere Søren Krag Andersen. E anche lui l'anno scorso in finali simili ha vinto 2 tappe al Tour de France. Pericolosissimo anche Søren Krag Andersen. Poi Kwiatkowski. Bravissimo anche Maximilian Schachmann. E c'è proprio adesso, fra l'altro, qua abbiamo dei migliori interpreti in assoluto anche nelle discese, ed è proprio Mikhail Kwiatkowski che prova ad avvantaggiarsi in discesa, ma lo segue come un'ombra Wout van Aert. Poi Caleb Ewan con nell'ordine Van Der Poel, Alaphilippe, Schachmann, Krag Andersen. Intanto si sono un po' guardati, da dietro sta rientrando qualche corridore. Vediamo, perché anche Peter Sagan aveva scollinato in cima al poggio con un ritardo di 5-6. Caduta. Andiamo da Marco Saligari, attenzione Marco, perché non so se sei già arrivato sul punto, ma presto troverai un corridore sulla sinistra. Marco. No, non sono ancora arrivato perché c'è stata talmente selezione che ovviamente non ci hanno permesso di restare dietro i primi. Appena ho notizie arrivo vi dico e vi comunico chi è il corridore. Perfetto Marco, ovviamente la sicurezza prima di tutto e logicamente la direzione di gara deve anche regolare la marcia e la posizione delle varie moto, compresa la nostra moto di ripresa. Allora si è formato questo gruppetto con una decina di corridori davanti, grande lavoro di Filippo Ganna sulla salita dell'appoggio e poi adesso ancora la Ineos Grenadiers con Pidcock. Fase di controllo questa, ancora 800 metri di discesa e poi gli ultimi 2 km di pianura per arrivare all'arrivo. Velocino ma non velocissimo, un corridore per esempio come Maximilian Schachmann, dunque potrebbe essere lui adesso a cercare di scombussolare i piani e ora invece c'è il tentativo di allungo da parte di Jasper Stuyven per la Trek Segafredo. Jasper Stuyven! È
anche lui discretamente veloce, però probabilmente nella sfida diretta con un uomo come Van Aert o come Caleb Ewan è battuto e dunque sta cercando di sorprendere il gruppo nell'ultimo tratto della discesa del Poggio. Siamo già rientrati sull'Aurelia e dunque da fine Poggio a via Roma 2300 metri con questa azione di Jasper Stuyven. E adesso bisogna capire dietro come si organizzano, perché se stanno tanto a guardarsi può avere anche le caratteristiche buone per arrivare al traguardo un uomo come Jasper Stuyven. Lo ricordiamo per esempio con un'azione simile, anche se partita più lontano dal traguardo, un paio di anni fa, vincitore sulle strade della Kuurne, Bruxelles-Kuurne. E adesso prova ad uscire dal gruppo a sua volta Søren Krag Andersen, corso cavallotti, dove è stato piazzato dall'86 alla 93 il traguardo della Milano-Sanremo, in pratica con l'ultimo chilometro che era segnalato nella fase conclusiva della discesa dell'appoggio. Van Aert non aspettava altro che qualcuno da dietro si muovesse per entrare a sua volta in azione. Krag Andersen sta per primo per riportarsi su Jasper Stuyven, mentre siamo entrati adesso nell'ultimo chilometro. Si voltano per controllare la situazione, è in terza posizione alle spalle di Van Aert e Caleb Ewan, Mathieu van der Poel, ma davanti bisogna andare a riprendere questi due, Søren Krag Andersen con Jasper Stuyven. Dunque potrebbero essere costretti a lanciare una volata lunghissima. Parte adesso Matteo Trentin, sulla sua ruota c'è Julian Alaphilippe, Søren Krag Andersen è davanti, si rialza Trentin, Krag Andersen con Stuyven. Posizione migliore per Stuyven in questo momento. Anche Aramburu per la stana, poi a centro strada Mathieu van der Poel, vediamo che adesso è rimasto al vento Mathieu van der Poel, è lui il primo a partire, al vento era anche Caleb Ewan, ma c'è Stuyven davanti, la rimonta di van der Poel, ma è Jasper Stuyven che va a conquistare la Milano-Sanremo con un numero fenomenale nella finale, perché ha avuto il coraggio di inventarlo questo successo. Jasper Stuyven, tutti aspettavano i tre tenori, Van Aert, Alaphilippe, Mathieu van der Poel, era da considerare, lo avevamo fatto, il nome Jasper Stuyven, lui uno degli outsider, ed ha confezionato davvero un numero di alta, alta scuola. Jasper Stuyven ha rischiato molto, è partito con uno scatto secco, si sentiva battuto in volata, ma ha avuto ragione, alla fine ha avuto anche l'aiuto di Andersen che appena l'ha raggiunto, l'ha superato.